della nostra esperienza con l'associazione Libera della giornata nazionale contro le mafie a Bologna. Siamo partiti alle 4:30 da Cuneo, deserta e silenziosa, diversa da come siamo abituati a vederla. Eravamo circa 50 alunni di diverse scuole di Cuneo, pronti a partire. Viaggio tranquillo, silenzioso, d'altronde chi sta sveglio a quell'ora? L'arrivo è stato strano, non ci aspettavamo tutta quella gente. Siamo stati molto stupiti dalla quantità di persone lì presenti. Si vedevano fiumi di ragazzi, parcheggi pieni di autobus incolonnati per le vie principali di Bologna, poi il corteo di manifestanti che partiva dalla periferia diretto verso il centro. Eravamo nella seconda metà, ma non ne vedevamo la punta. Il tutto è stato organizzato molto bene. Erano presenti forze dell'ordine, quindi molto sicuro. Erano inoltre presenti dei furgoncini con della musica che coinvolgeva molti ragazzi lì presenti a cantare, ballare e cercare di coinvolgere emotivamente le persone. Regnava un'atmosfera di divertimento, cercando di coinvolgere la maggior parte dei giovani presenti, evitando discorsi importanti che potevano essere trovati noiosi da tutti. In mezzo alla folla si vedevano sventolare molte bandiere colorate, da quelle della pace a quelle delle varie federazioni degli studenti, cercando di creare un corteo allegro e vivace e non una sorta di marcia funebre. In mezzo a quel corteo si trovava Don Ciotti, fondatore dell'associazione Libera, il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e altri personaggi importanti della nostra politica, il presidente del Senato Pietro Grasso, il ministro del lavoro Giuliano Poletti e il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, accompagnati dai familiari delle vittime della mafia, lavoratori, studenti, giovani e persone. In tutta Bologna, in 30 sale centrali, erano presenti dei seminari tematici su diversi aspetti delle mafie, presentando libri, video, presentazioni come Libertà e dignità, sapere di cittadinanza per un dovere di informazione e democrazia, per una politica di legalità e trasparenza, per una domanda di giustizia e verità, per un'economia di solidarietà e di sviluppo. Purtroppo non è stato possibile visitare questi seminari per la troppa affluenza di gente. In piazza 8 agosto poi, Don Ciotti, alla fine del corteo, ha fatto un discorso elencando tutti i 1050 nomi delle vittime della mafia, liberando altrettanti 1050 palloncini in loro ricordo, seguito da un discorso sul problema della mafia e sulla corruzione. Consigliamo di manifestare perché è importante portare a tutti la conoscenza dei fatti accaduti in passato, o comunque che in questo periodo stanno continuando ad accadere. Inoltre può essere una bella esperienza perché si possono mettere a confronto più idee con persone diverse, costruendosi un proprio punto di vista, rendendosi conto di ciò che sta accadendo nel mondo in cui ci circonda. Una cosa che abbiamo trovato strana è che la manifestazione era aperta a tutti, quindi come nel nostro caso, molti studenti non sono riusciti ad informarsi e trarre spunti dalle manifestazioni e i seminari presenti, dato che erano già tutti prenotati e affollati. Sarebbe stato meglio un'organizzazione da parte degli istituti, magari con la presenza di classi campione che una volta tornate avrebbero informato la propria scuola sulla giornata.